Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Giulia Frigo e benvenuti in questo vlog super spontaneo. Qualche ora fa, oggi è domenica mattina, qualche ora fa ho prenotato un treno per Montpellier perché oggi andiamo a vedere Montpellier Rennes. In realtà oggi dovevo stare a casa, avevo anche un impegno, ma poi è saltato l'impegno ed è anche saltata la mia voglia di andare allo stadio. Oggi Marsiglia gioca a Lione, non potrò esserci, è stasera. Però oggi pomeriggio alle 5 a Montpellier appunto gioca il Montpellier contro il Rennes, che è molto in forma. Quindi ho pensato, mi intriga, ci vado. E quindi andiamo perché sono già in ritardo. Infatti normalmente andrei in giro per la città eccetera eccetera, ma a parte che ci sono già stata, non è la prima volta che vengo, anzi ormai la conosco abbastanza bene, appena sbagliato strada ma comunque ok, quindi è giusto il tempo di andare allo stadio, anche perché non mi ricordo esattamente quanto ci vuole con la metro, insomma con il tram, quello che è, quindi non voglio rischiare, poi voglio andare tranquilla, voglio arrivare lì fuori proprio pacifica.
que l'emploi et le gilet de l'objet de modèle éduqué est formellement interdit. Ora è uscito il sole, cioè è una presa in giro. Sono stata in Inghilterra finora e ora è uscito il sole. Allora, oggi è stato incredibile tutto, cioè prima volta che capita a me che sono una partita, ci sono troppi fumogeni e la stoppano. Erano carichissimi, come avrete visto nel video, le tifose dei Montpelliesi, super carichi. Quando hanno fischiato alla fine sembrava che avessero vinto un qualche tipo di coppa o che fossero andati in Europa.
In realtà no. E invece è il Ren che... Allora, se vinceva andava a pari punti con Lille, perché qua in gioco c'è una classificazione per i posti europei. A parte che comunque mancano ancora un po' di partite, se d'ora in poi andasse tutto bene ce la potrebbero anche fare, Però oggi le ho viste proprio scariche. Cioè il Ren ha perso, ha vinto 3-0 il weekend scorso, ha perso quando c'ero io contro il Lione, pesantemente anche. Ha vinto 3-0 la settimana scorsa e stavolta ha perso contro, che tutto rispetto per il Montpellier, ma è molto giù in classifica, perché comunque non ha iniziato bene l'anno. Poi tutto il secondo tempo, cioè gli attaccanti zero pericolo, il pubblico fischiava Teat, difensore centrale. Lui fischiava. Spentini oggi, peccato, mi aspettavo di più. Nel frattempo sono in stazione, adesso devo aspettare il treno e prima non avevo dati. Infatti sono stata tutto il giorno, è stato bellissimo, eravamo solo io e il calcio. Io il calcio allo stadio, senza dati, senza telefono, senza internet. È stato meraviglioso. Però adesso che sono in stazione a wifi mi stanno arrivate tipo 500 notifiche, non sto scherzando, di tutte le partite ovviamente. Non è che qualcuno mi scriva, sono solo partite. In questo momento sono arrivati i calci di rigore alla semifinale dell'FA Cup tra Brighton e United, quindi sono qui che me la guardo, anche se al 27%. Comunque bello, bello devo dire, esperienza allo stadio. Montpellier promossissimo, mi piace molto l'atmosfera che creano, anche proprio, cioè vogliono coinvolgere il pubblico, al di là che noto tantissimo la differenza nel pubblico da quando sono venuta. Perché io ero già venuta a Montpellier, ma a inizio campionato con l'altro allenatore, e da quando hanno cambiato allenatore hanno proprio cambiato marcia. De Zaccaria ha proprio cambiato, ma al di là del gioco, cioè ovviamente dal gioco che è, sono un po' risorti in campo, e così anche i tifosi, c'era molta più gente oggi, a parte proprio la carica. Devo essere onesta, anche l'ultima volta che ero venuta erano belli carichi e non andavano bene le cose, quindi gli va dato atto di essere comunque un bravo pubblico. Però ovviamente più vinci più ci sei. Leggevo l'analisi dell'equipe stamattina sulle difficoltà del Ren a centrocampo, e in effetti anche oggi due cambi adesso che mi vengono proprio in mente in questo momento qua sono stati fatti a centrocampo, e proprio si è riconfermato, insomma l'analisi che ho letto stamattina era proprio accurata. Sono già in ansia che stasera gioca il Marsiglia. Ai ai, 7-6, no, che sbagliato, è l'unico rigore del Brighton. Questa è una cosa molto crudele, questa è una cosa crudele. Quindi sarà City United in finale. Ok, vado a prendere il treno, adesso torno a Marsiglia. Entrata in città con una vittoria all'ultimo minuto, anzi all'ultimo, secondissimo. C'è qualcosa di più gustoso di questo? Prochain arrêt, Sainte-Marguerite-Bourmelles.